Mi chiamo Alessandro Sappia, sono uno dei due fondatori di Biotequal. Chiedo scusa per il ritardo nell'inizio. Vi racconto brevemente che cosa fa Biotequal. Biotequal è una startup nata all'interno dell'incubatore del Politecnico di Torino. Quello che abbiamo realizzato è una soluzione completa per l'erogazione di esami in modalità di telemedicina, composta fondamentalmente da tre mattoni. In questa avventura eravamo in due nel 2011, io e l'ingegner Manzini. Nel tempo si sono affiancati a noi diversi partner. In ordine cronologico, il primo supporto ci è arrivato da David Travaldo Togna, che è figlio di una famosa famiglia industriale biellese. A seguire il supporto di Victoria, che è un asset management con sede a Lugano. Per ultimo, nel dicembre del 2014, abbiamo iniziato una collaborazione con Telemedico. Telemedico è una società attiva in Italia dal 1995 nell'erogazione di servizi di telerefertazione a distanza. Ha utilizzato in passato e sta continuando, ma sta riducendo l'utilizzo man mano che il deploy della soluzione Biotequal verso i loro clienti va avanti, dispositivi di terze parti già presenti sul mercato, tendenzialmente di produttori israeliani o tedeschi. Nel conoscere la nostra soluzione hanno scelto e preferito noi ad altri dispositivi. Che cosa abbiamo realizzato? Il primo mattone sulla quale tutta questa struttura poggia è un dispositivo, è un elettrocardiografo portatile. È un elettrocardiografo portatile a batterie, ha un'interfaccia touchscreen e ha la peculiarità di avere un sistema a wizard che guida l'operatore lungo tutti i passaggi necessari per l'acquisizione dell'esame. In questo modo riduce al minimo il rischio che un operatore con poco training possa sbagliare e quindi dover richiedere in una struttura dove la refertazione è effettuata in differita di rieffettuare l'acquisizione del segnale. Integra al suo interno meccanismi di comunicazione Wi-Fi e 3G. Non c'è una connessione via cavo su questo dispositivo. La scelta di costruire questo dispositivo in questa forma era per poter posizionare il dispositivo in tutti quei posti dove oggi c'è una necessità, una richiesta, un'esigenza di erogare esami a distanza, ma non c'è la struttura dietro, perché poi un esame va letto da un cardiologo qualificato. È un dispositivo medico marchiato CE in classe 2A. La cosa importante di questo elettrocardiografo è che utilizza la connessione Wi-Fi e 3G per comunicare con il secondo mattone sulla quale poggia Biotequal, che è una piattaforma cloud. È un portale paziente dove diversi attori con diversi profili accedono ai dati raccolti dal sistema. Il paziente, per la prima volta in modo disintermediato, accede al suo fascicolo degli esami. Un gruppo di cardiologi può accedere per effettuare le refertazioni degli esami, così come il medico di base e i punti di acquisizione, che sono quei punti dove il dispositivo è ubicato. È una piattaforma accessibile da ogni strumento mobile, è accessibile a un indirizzo dove l'accesso è protetto con gli stessi standard di sicurezza che si trovano per l'home banking, quindi con il lucchetto e tutto questo meccanismo. È diventata un dispositivo medico CE in classe 2A in data 23 settembre. La slide è precedente a questa data. Quindi questo è il primo portale compliant con le linee nazionali di telemedicina che sono state approvate dalla conferenza Stato-Regioni il 29 gennaio 2014. Su questi due mattoni, in collaborazione con Telemedico, eroghiamo un servizio di telerefertazione. Quindi
il dispositivo presso un punto di acquisizione acquisisce il segnale e questo viene automaticamente salvato. Per spiegare questo automaticamente, dal punto di vista operativo, lo strumento non chiede passi o operazioni in più da eseguire all'operatore rispetto a un elettrocardiografo tradizionale. L'intelligenza che vi è al suo interno gestisce le comunicazioni verso la piattaforma cloud. Una volta memorizzato qui, con SLA determinati dai contatti con i punti di acquisizione, questo referto viene letto in 10, 20, 90 o entro il giorno dopo. Una volta che tutto questo processo è compilato, c'è un sistema di notifiche che avvisa i vari attori, quindi punto di acquisizione e paziente, dello stato dell'referto e li invita a recuperarlo per i futuri utilizzi. Vedete qui il simbolo delle farmacie perché noi attualmente in Italia stiamo attivamente veicolando questa strumentazione nel mercato delle farmacie. Sono 18.000 in Italia. Noi stiamo veicolando il messaggio che avete visto, quindi quelle le mani col cuore che sono all'inizio, sono parte della campagna di comunicazione che stiamo utilizzando. Le farmacie in Italia sono circa 18.000. Noi abbiamo raggiunto i 1.100 clienti unendo il portfolio delle due società che vi sto raccontando. A fianco a queste abbiamo le cliniche private, i medici di base e un settore che si sta espandendo in questo momento è il settore del fitness e medical fitness. Ovviamente case di riposo, prigioni come luoghi isolati sono posti dove la logistica facilita l'utilizzo di questa strumentazione. I vantaggi per chi adotta questo strumento sono un guadagno per ogni ECG eseguito e soprattutto la possibilità di commercializzare prodotti complementari. L'utente finale ha il vantaggio di non avere tempi di attesa e la possibilità di accedere a questo dato ovunque e di portarselo dietro in qualche modo. Sono fiero di dirvi che riusciamo a produrre completamente in Italia utilizzando una filiera che ci siamo costruiti tra il Piemonte e la Lombardia, quindi plastica, taglio laser, montaggio elettronico eccetera eccetera, utilizzando un po' quello che sul territorio è stato creato da chi è venuto prima di noi. Questo è un punto sulla quale stiamo cercando di tenere duro in qualche modo e una cosa importante è che questa soluzione, così come ve l'ho raccontata, ha suscitato l'interesse di alcuni partner che ci hanno contattato e siamo riusciti assieme a loro a costruire una sussidiaria verso il mercato statunitense che è nata a giugno e ha effettuato il filing del 510K adesso fondamentalmente, quindi il 510K come approval FDA è atteso per fine di quest'anno. Eccolo qua, questi sono un po' dei percorsi che abbiamo fatto fino a oggi e la strada prosegue e va avanti. Io approfitterei se c'è del tempo per domande. Grazie.